Amici carissimi, bentrovati ancora per un appuntamento con Piazza del Popolo in Rete, anche se quest'oggi abbiamo il nostro ospite direttamente in studio. Anzitutto salutiamo il dottor Giuseppe Frattarolo. Bentrovato dottore, bentrovato al dottor Giuseppe Frattarolo, che è guida e accompagnatore turistico per la Regione Puglia e per il Parco Nazionale del Gargano, oltre che presidente di Daunia Tour e presidente di Confguide Confcommercio Foggia. Con Giuseppe Frattarolo ovviamente ci riallacciamo a quello che è già stato detto ed evidenziato in occasione delle interviste effettuate con il dottor Michele De Meo e con Giuseppe Latorre in qualità di operatori turistici. Siamo sempre nel campo turistico a parlare di turismo, anche perché è quella la valvola migliore sulla quale potrebbe concentrarsi la ripresa delle attività dopo l'emergenza. Giuseppe, ben trovato e ovviamente ti ringraziamo per essere qui presente. Ciao Vincenzo, ringrazio tutti gli spettatori di Manfredonia TV e ringrazio voi per avermi ospitato. Quindi mi fa piacere, insomma, parlare di questo argomento, soprattutto un po' particolare di questo periodo. Siamo nella fase 2, quindi stiamo per ricominciare un po'. Sì, sì. Speriamo bene, insomma, che la situazione adesso è tutta in salita, quindi cercheremo, insomma, di scalare questa montagna sperando che sia il meno difficile possibile. Beh, effettivamente dobbiamo sperare che davvero la montagna venga scalata. Come si stanno muovendo le associazioni di categoria per affrontare questo particolare momento, quello di ricostruire, soprattutto dopo l'emergenza? Sì, io rappresento Confguide, l'associazione di categoria collegata a Confcommercio Foggia, Confcommercio Nazionale, che tutela tutte le guide e accompagnatori turistici, interpreti e guide ambientali. Noi siamo collegati a diverse associazioni di categoria, quindi l'associazione che tutela le agenzie di viaggio, le strutture ricettive e i trasporti. Purtroppo la situazione generale, come ben si sente in tutti i telegiornali, quindi nei media nazionali, è abbastanza difficile. Adesso col nuovo decreto ci saranno delle aperture e degli inizi, però ovviamente non abbiamo ancora delle certezze sui protocolli di sicurezza, degli aiuti concreti e quindi liquidità per le imprese che stanno soffrendo. Nel caso delle guide turistiche in particolare, rispetto a altre categorie, abbiamo dei costi che sono riferiti più al lavoro e meno alla struttura rispetto alle agenzie o hotel, ma ovviamente abbiamo dei costi di mancati guadagni, quindi abbastanza grave dal punto di vista proprio della mancanza di lavoro e quindi anche di prospettiva. Beh, sì, certo, comunque davvero c'è questo problema, mancanza di lavoro, mancanza di prospettiva. Parliamo di numeri, visto che abbiamo anticipato quelle che sono le problematiche. Fino ad ora il Covid-19 ha creato davvero tanti problemi. Per quanto riguarda proprio la vostra attività, in che modo ritenete di reagire o in che modo avete reagito fino a questo momento? Sì, allora, parlando in particolare di numeri, sappiamo bene che la nostra nazione e la nostra regione in particolare vive di turismo, quindi abbiamo il 15% del PIL nazionale e in particolare abbiamo in particolare 15 milioni e 700 mila persone che arrivano, quindi presenze turistiche constatate nel 2019 in Puglia. Quindi abbiamo un turismo in crescita e soprattutto si stava avendo un turismo in crescita straniero. Appunto straniero perché con le nuove normative, alcune ancora non certe,
Molto probabilmente il turismo straniero avremo una forte decrescita e quindi un forte anche depauperamento sia del patrimonio delle aziende, quindi in particolare le agenzie e le strutture, ma anche del mancato guadagno, mancato lavoro. Noi come guide turistiche abbiamo lavorato tantissimo gli scorsi anni, negli ultimi 10 anni, con turisti sia italiani ma stranieri, perché molti apprezzano il nostro stato, la nostra Puglia, il nostro Gargano e Manfredonia in particolare, perché è la porta del Gargano. E quindi quello che noi diciamo proponiamo per cercare di rialzare la testa in questa problematica che ci sta affliggendo è quella di proporre un turismo di prossimità, un turismo che va ovviamente nei confini domestici regionali, cercando di far apprezzare al turista, al visitatore o anche al residente che abita la nostra città o la nostra regione, i luoghi che sono meno conosciuti, più nascosti, e quindi mi riferisco alle aree naturalistiche, ai borghi, numerosi borghi autentici che abbiamo nella nostra provincia, e ovviamente l'area marina, perché l'estate non possiamo stare senza mare, soprattutto noi che siamo di una città in riva al golfo, quindi... soprattutto infatti. Beh, è vero, vabbè, diciamo che dalla nostra abbiamo una grande fortuna, una grande risorsa che è questa bellissima regione che viene considerata la più bella d'Italia, che viene considerata una delle più belle del mondo, per cui forse diciamo non tutti i mali vengono per nuocere, ci sarà la possibilità di puntare molto soprattutto sul turismo nostrano, quello degli italiani che decideranno di andare in vacanza sperando che scelgano la Puglia e scelgano il nostro Gargano, le nostre zone, la zona della Capitanata, tant'è che nelle ultime ora si parla addirittura di un bonus di 500 euro a famiglie per coloro che hanno un ISE al di sotto dei 40.000 euro per poterle spendere così nel settore turistico. Chissà se queste ulteriori risorse possano servire davvero a dare una mano a questo settore che è davvero è vitale, è importante, è un fulcro importante per la nostra regione. Quali azioni state personalmente mettendo in pratica proprio per organizzare e per dare input alle attività, per invogliare i clienti, per dire loro esattamente questo: venite da noi perché le strade sono aperte, i tappeti pure sono stesi, potete arrivare dalle nostre parti. Ma infatti mi collego a quello, la tua considerazione che è davvero utile, perché spesso gli organi governativi e in particolare i privati e chi investe sul turismo ha bisogno di meno spot, meno marketing, ma più di concretezza. Il marketing e lo spot lo lasciamo per la promozione del territorio, che dovrebbe essere più concreta a portare turisti. Una cartolina del nostro territorio deve essere pubblicizzata, valorizzata all'estero e anche nel nord Italia, che apprezzano tantissimo la nostra regione. Le azioni che stiamo organizzando fra noi professionisti delle guide turistiche, che non dimentichiamo che le guide turistiche rappresentano degli ambasciatori del territorio, cioè coloro che promuovono e sponsorizzano la regione facendo innamorare i turisti. E sapete bene che quando qualcuno si innamora di un luogo, di una destinazione turistica, tende a ritornarci e quindi diventa fedele al luogo turistico. Quindi quello che stiamo preparando è sicuramente qualcosa che riguarda la fedeltà del turista, perché in questi momenti difficili chi diciamo vede più in sofferenza un luogo è chi è innamorato di un territorio, e quindi stiamo preparando dei pacchetti fedeltà proprio per i turisti che hanno visitato per anni il nostro territorio, e quindi escursioni nell'ambito della natura, la bellissima area naturalistica della foresta umbra, polmone verde del nostro Gargano, come anche
Noi l'estate facciamo un tour in barca alla scoperta delle grotte della costa marina, da Manfredonia fino a Vieste, con le numerose grotte e servizi in barca. Ovviamente sarà riorganizzato tutto col distanziamento, la sicurezza, però non possiamo mollare proprio adesso. Serve coraggio, serve impegno e molta determinazione. E per questo faremo anche delle visite più ristrette di piccoli gruppi, famiglia o diciamo anche con numeri più piccoli, per cercare di mantenere sempre alta la voglia della vacanza e la voglia della Puglia in particolare. Quindi cambierà l'offerta turistica per il 2020 o c'è la possibilità che possa rimanere con la stessa quantità o con le stesse spese che eventualmente devono affrontare i turisti? Io parlo proprio di prezzi, di costi, perché sappiamo benissimo come al turista interessi soprattutto la spesa, quello che deve affrontare per partecipare a una vacanza. Certamente la strategia per diciamo invogliare il turista a venire in vacanza dovrà essere quella non solo basata sul prezzo, e quindi il prezzo è una componente che deve tener conto soprattutto dei costi e della voglia di investire in un momento così difficile, ma deve essere una sorta di investimento. Cioè quest'anno è un anno zero dove diciamo tutti i professionisti, gli imprenditori ci stanno anche rimettendo. Bisogna stare in gioco e cercare insomma di rimodulare la vacanza 2020, cercando di comunque mantenere aperte le proprie strutture, avere delle proprie proposte, per non svalutare il valore che abbiamo finora prodotto, sia diciamo come guide turistiche ma anche come strutture, ma nello stesso tempo cercare di migliorare insomma anche la visibilità, l'immagine al nostro territorio, perché da come si preannuncia, speriamo bene, insomma si sta calmando un po' la situazione, quindi speriamo che qualcosa si possa fare e soprattutto si apprezzi meglio ciò che abbiamo noi, perché una riscoperta del territorio fa sempre bene a tutti, soprattutto ai residenti. Quindi buona sostanza, cambierà l'offerta o rimarrà? Sì, l'offerta uguale, diciamo, sarà più o meno simile, ovviamente. Le offerte delle escursioni, delle visite guidate, della programmazione estiva, sono quelle le attività. Però ovviamente terremo conto del distanziamento, diciamo, della sicurezza, perché oggi anche chi viene in vacanza lo fa soprattutto tenendo conto di questo. Beh, effettivamente è così. Certo, le problematiche che dovranno essere affrontate saranno davvero tante. Parliamo invece proprio di speranze, perché noi dobbiamo un po' tutti riavviarci a quella che è l'economia del turismo, e quindi dare un input nuovo, un input diverso per permettere una migliore partecipazione. È vero che in questo momento forse serve più quantità che qualità, perché diciamolo chiaramente, è preferibile che arrivino a frotte i turisti, anche perché abbiamo perso soprattutto quella parte di turismo che arriva dal nord Europa, che arriva dalla Germania, in particolare dall'Olanda, dall'Austria, per cui è chiaro che i danni economici e le disdette saranno state tantissime, vero Giuseppe? Sì, purtroppo le disdette e in particolare il danno d'immagine che abbiamo avuto come territorio, come Stato Italia, e non tanto come Regione Puglia, perché comunque abbiamo contenuto anche, e poi abbiamo avuto una buona strategia di comunicazione. Sicuramente le speranze del nostro territorio e della nostra professione sono quella di non mollare, avere forte determinazione, cercare in particolare di lavorare insieme, fare rete, fare squadra. So che è una parola che nel nostro territorio spesso è un po', diciamo, un po' un tabù, perché
l'invidie, le gelosie, ne fanno parte anche del lavoro, però migliorano la competitività di ogni settore. E non dimentichiamo che il turismo è l'economia del territorio. Col turismo si muovono tanti comparti della nostra economia, della ristorazione, dei trasporti che stanno soffrendo tantissimo e non si sa quando potranno riprendere, le strutture ricettive, ma anche i negozi, il commercio. Quindi è un settore davvero trainante. Però adesso questo momento ci deve fare anche riflettere, perché siamo stati 2 mesi in lockdown fermi. E ci ha fatto riflettere, soprattutto noi che accompagniamo turisti. Il nostro territorio, l'Italia in particolare, non ha più bisogno di un turismo di massa, un turismo overbooking, come è chiamato spesso dalle strutture. Abbiamo bisogno di un turismo lento, di saper apprezzare le cose semplici, come anche la cucina italiana in particolare, che è un must che ci invidiano in tutto il mondo. La via Francigena, le vie dei cammini, lo sport, quindi dalla bicicletta, o anche gli sport più leggeri o individuali. Quindi sicuramente le speranze sono di un nuovo turismo che sia un turismo ecosostenibile, un turismo dell'ambiente, un turismo del rispetto del prossimo, perché diciamo tutto questo è il nostro futuro. Dobbiamo cercare di migliorare la nostra qualità della vita e soprattutto rispettare l'ambiente, perché purtroppo le catastrofi, e in questo caso il virus, sono una ribellione della natura. Tutto ciò che noi facciamo, noi uomo facciamo, non rispettando il prossimo e la natura, ci ritorna indietro anche purtroppo con gli interessi. Eh sì. Allora parliamo in conclusione proprio di questa nostra terra, del Gargano, della provincia di Foggia, della città di Manfredonia. Parliamo di speranze, speranze che chiaramente si devono riflettere non solo dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista umano e sociale. Ripresa delle attività. Io chiedo proprio a te, come operatore turistico, come esperto di questo campo, se Manfredonia, la Capitanata, il Gargano sapranno davvero rispondere, riusciranno a rispondere. E lo vogliamo proprio sapere anche, e come detto prima, dal punto di vista umano, dal punto di vista sociale, perché c'è tutto un tessuto che deve essere ricomposto a questo punto e noi ovviamente ci auguriamo che venga ricomposto al più presto. Beh, in particolare la nostra terra ce l'ha nel sangue, nelle proprie vocazioni territoriali, quelle di puntare a un'identità turistica, agricola e silvopastorale, anche della pesca. Sono le attività primarie che ricompongono in particolare nei servizi, nel turismo. Prima accennavo un passaggio in particolare che è quello della rete, di fare squadra. Dobbiamo tornare comunità a Manfredonia, dobbiamo aiutarci l'un con l'altro, cercare di, non, cioè di acquistare anche dal vicino, il prodotto. Purtroppo siamo nell'era di internet, si tende ad acquistare all'estero, fuori, è più veloce, però se noi acquistiamo in particolare, iniziamo da una catena, non blocchiamo la catena del commercio. Perché tutto questo crea un moltiplicatore economico sul nostro territorio. Quindi partire da una comunità, senso di comunità, dell'aiutarsi l'un con l'altro, partire da questo. E ovviamente la nostra storia come città, un po' travagliata dovuta diciamo, alle diverse vicissitudini fra industria, ambiente, turismo, non si sa, Manfredonia nel tempo ciò che è voluta essere. Ma insieme dovremo scrivere questo futuro, in particolare i giovani dovranno essere diciamo gli ambasciatori, quindi i pionieri di un nuovo turismo e una nuova economia sul nostro territorio, per non andare via da questo territorio, perché abbiamo bisogno delle menti e delle forze migliori. Quindi un invito e un augurio che questo momento ci abbia fatto riflettere.
perché la crisi ora è mondiale, quindi non possiamo scappare in altri stati, al nord. Dobbiamo rimanere qui e ricostruire le fondamenta della nostra comunità per un riscatto sociale, economico e anche politico della nostra città. Beh, grazie Giuseppe. Noi effettivamente auspichiamo e speriamo che davvero possa esservi una vera e propria reazione da parte di questa nostra terra e da parte degli stessi italiani, perché sappiamo benissimo quanto è stata vituperata la nostra Italia, quante ne ha subite soprattutto in questo periodo. È una reazione tutta italiana, occorre. Poi noi ovviamente, oltre che alla reazione italiana, auspichiamo una reazione locale, tutta locale, concentrata sul nostro territorio, concentrata sulle nostre terre, concentrata soprattutto sulle bellezze che si possono offrire e che possano davvero servire per riprodurre e redistribuire quel reddito del quale da qualche mese si è persa coscienza, perché in una Italia che non produce reddito, in una regione che non produce reddito, davvero l'economia è ferma ed è auspicabile che al più presto torni ad essere vitale e florida così come è sempre stata. Io ti ringrazio Giuseppe, se vuoi aggiungere qualcos'altro rispetto a questa conclusione. Ovviamente auspichiamo di averti ancora con noi per poter parlare nel momento stesso della ripresa di quelle che sono le positività che andranno a registrarsi. Io ringrazio voi, ringrazio tutti e spero, insomma, in particolare di non abbatterci, cercare di riprenderci con tanta voglia e entusiasmo. Magari un nuovo periodo, una New Deal nascerà a Manfredonia, ma in particolare nel sud Italia, che bisogna spingere e cercare di ricostruire dalle fondamenta. E ringrazio voi di Manfredonia TV e in particolare Vincenzo, Andrea, insomma tutto lo staff che lavora con tanto entusiasmo e amore per il proprio lavoro. Grazie ancora a Giuseppe Frattarolo, che lo abbiamo ricordato, in particolare è il presidente di Daunia Tour, che si occupa di turismo, ovviamente, lo dice la parola stessa. Noi auguriamo allo stesso nostro ospite una pronta ripresa, mentre nel contempo diamo l'appuntamento alla prossima occasione. Grazie.